Giacomo Gentili, campione del mondo, appena arrivato da Rio de Janeiro, eccolo qui alla Bissolati, racconta la sua emozione e la sua grande soddisfazione dopo questo trionfo. Sono molto contento, emozionato, è stata una gara combattuta fino agli ultimi 500 metri, poi sono riuscito a andarmene e è stata una soddisfazione molto, molto grande, non è da tutti i giorni comunque vincersi un mondiale. Sappiamo che tra i tuoi obiettivi c'è anche quello di tornare a Rio il prossimo anno. Quali sono in questo momento i tuoi programmi? Che cosa farai nei prossimi mesi? Mi hanno chiamato a questo raduno senior, quindi in questo mese dovrò tornare al raduno a Pediluco e lavorerò per queste Olimpiadi sperando, perché uno ci prova sempre comunque. Grazie. Canottieri Bissolati ha fatto veramente il bis con un altro campionissimo del mondo. Andrea Cattaneo è qui con noi, anche lui appena rientrato da Rio de Janeiro, racconta la sua gara e anche la sua grande soddisfazione. È stata una bellissima gara fin dai primi colpi, dove abbiamo staccato tutti gli avversari e da lì è cominciato a venire in testa il pensiero che potevamo vincere e ce la siamo goduti fino alla fine. È stato davvero bello quando abbiamo tragliato il traguardo e quando si cantava l'inno sul podio. Qual è stato il primo pensiero appena avete vinto e a chi è andato il tuo primo pensiero? Il primo pensiero è stato una gioia immensa, eravamo contentissimi entrambi. Tutti gli sforzi che abbiamo fatto, tutto il lavoro fatto in raduno è servito a questo risultato. Che cosa farai nei prossimi mesi e quali sono in questo momento i tuoi programmi per il prossimo futuro? Adesso a inizio settembre avremo campionati italiani dove gareggeremo in doppio io e Giacomo e per il prossimo anno vedremo. Cominceremo la preparazione a fine anno e poi vedremo cosa succederà. Grazie e complimenti. Pronti? O fatemi un bel sorriso che io ho Uscito, vai.